ragazza di 27 anni, fisico atletico da campionessa di tiro a segno, tatuaggi, piercing, occhi intelligenti e un sorriso sbarazzino. Vive con sua madre a Iesi, in provincia di Ancona. È una ragazza sveglia, piena di amici e voglia di vivere. È da qui che è scomparsa, si sono perse le tracce di questa bellissima ragazza di 27 anni. La situazione è complicata. Allora, l'ex fidanzato Daniele, quello che avete sentito adesso, la vede venerdì 11 marzo. Poi la ragazza, sempre quel giorno, la sera, esce con gli altri amici. Il 12 marzo, cioè la mattina, dopo questa serata abbastanza turbolenta, la mattina lei se ne va via, è scomparsa e quindi... questo Daniele non può più rintracciarla. Che cosa ci dice? Che lui ha mandato altri messaggi, ma a quel punto lui dice: io penso che il cellulare ce l'avesse però l'altro ragazzo, diciamo, il fidanzato. Il 12 marzo Andrea trascorre la serata insieme al compagno, a un'amica e a un amico, in un casale di campagna vicino a Mogne, in provincia di Iesi. E poi Andrea va via da questa casa e esce dal cancello e si avvia sulla strada che porta fino a Iesi. Sono le 7 del mattino di sabato 12 marzo. Sì, abbiamo fatto serata. Ok. Dopo un certo punto ho preso alla mattina che litigava con il ragazzo e ha preso, se n'è andata via. Andare via, sono andato a fanculo tutti, ha preso, se n'è andata via. E che dire? Quella notte e per tutta la giornata di sabato, la madre di Andrea la cerca al telefono, che però è nelle mani del fidanzato. Lui risponde alle chiamate la domenica pomeriggio, un giorno e mezzo dopo l'allontanamento della ragazza. È strano perché è scappata via 6-7 volte, ma è sempre tornata, dico, il giorno dopo, 2 giorni dopo. Cioè lei lo sa quello che fa, tornava, non sa niente nessuno, ma mi preoccupo pure io perché... Chiediamo al fidanzato della lite che ha avuto con Andrea la sera prima della scomparsa. No, ma cioè cose quotidiane, lei ti dico, mi è andata via da casa degli amici, ma 5-6 volte, così a piedi. Cioè noi che lasciavamo, ci rimettevamo, lei tornava sempre, capito? Ma mi scappava via, poi ritornava, poi dopo la prima litigata, mi scappava via, andava dalla madre, andava dagli amici. Quando Andrea se ne va, il suo cellulare rimane nelle mani del fidanzato. Telefono e non l'hai subito chiamato la madre per dire guarda che insomma che Andrea io non la sento da 2 giorni. Cioè, ma è successo anche 3 volte, il telefono, lei andava via, cioè, ma io non ho voluto restare la madre perché lei tante volte mi è scappata, ripeto, che poi dopo magari tornava il giorno dopo, o la riportava gli amici, oppure andava giù dalla mamma. Ma io il telefono non gliel'ho sequestrato, me l'ha messo lei in tasca, fuggire letteralmente, sinceramente così tanto tempo non ci ha fatto mai. Cioè per me vale la pena cercarla. Il post del 4 marzo del fidanzato. Vabbè, ma quello è un post che aveva fatto lei, che si sono cazzate su Facebook, di qualche settimana fa. Il fidanzato ci dice che quel bruttissimo post è la risposta a una frase scritta da Andrea, questa: il tempo mette ognuno al proprio posto, ogni regina sul suo trono, ogni pagliaccio nel proprio circo. Voleva ritornare a se stessa, voleva cambiare vita, voleva ritornare a essere se stessa, voleva ritornare a essere la vera Andrea. Mi ha chiesto se l'andavo a prendere, non so dove, non so precisamente dove, tutto, ma io a moglie, tra le cose così, perché voleva... Voleva che la portassi o da me o dalla madre per passare l'ultimo mese comunque sia in tranquillità qua e per poi andare via, non far sapere più, non far sapere non a nessuno, a determinate persone dove che andava, dove che cosa faceva. È possibile che loro quella sera abbiano discusso magari perché tu la cercavi o perché tu l'hai chiamata? Io non c'ero. Io ho mandato messaggi e tutto quanto dicendo che ti vengo a prendere io. Ti lascia perdere sta gente e tutto quanto, ti vengo a prendere io, prepara lo zaino, dice se c'è lo zaino, prepara, vengo sotto e vengo a prendere. Ma scusa, mi ha mandato un messaggio, mi ha detto un vocale dicendo guarda Dani, per stasera sto qui, tu voglio stare tranquilla, sto qui e tutto quanto, da domani mi vieni a prendere, da domani sono libera e possiamo fare quello che vogliamo. Tu la ami chiaramente, tu ami questa ragazza. Penso proprio di sì. Dopo 2 anni e mezzo, 6 anni che ci
mesi che ci siamo lasciati, tanto purtroppo non me la dimentico e non me la dimenticherò mai, Andrea. A parte me, ne sono innamorato follemente. La speranza è l'idea di rivederla e di riabbracciarla non morirà mai, però se Andrea ci aveva... Andrea sarebbe venuta a casa mia, mi avrebbe chiamato in qualche modo, avrebbe fatto qualsiasi cosa per mettersi in contatto con me, comunque sia contattarmi e far o venire a piedi da là, venire a piedi perché già aveva fatto un'altra volta da moglie, venire a piedi e si bussarmi sul portone di casa, o comunque sia di contattarmi per andare a prendere. Allora Veronica, quello che possiamo pensare è che lei si sia incamminata per andare a casa di Daniele, poi è successo qualche cosa, perché tu che stai seguendo questa scomparsa, come